davanti alla mostra d'arte visiva 10 quadri di Luisi Scatti in vetrina. Gli artisti ve li presento: il pittore Francesco Altero e la fotografa. Allora, la Prologo ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'arte e la cultura in genere, ma in modo particolare, come in questo caso, l'arte locale, degli artisti locali. Abbiamo inventato e creato questo filone Prologo in mostra. E l'obiettivo è quello di far sì che serate come queste siano consuete, in modo tale, quindi invitiamo a tutti gli artisti cesani, in particolar modo giovani, ad esporre la propria creatività e la propria arte. Io devo ringraziare questi ragazzi, miei coetanei forse, che sono qui stasera e espongono coetanei non proprio. Sono qui stasera ed espongono questa bellissima mostra. Pittura e fotografia, un'arte molto simile ma col tempo molto lontana, la pittura antica, la fotografia modernissima. E niente, io voglio lasciare, prima di far sì che loro presentino le proprie opere, voglio lasciare la parola a nostra socia, a Erika Alma, consigliere delegata degli eventi. Grazie. La felicità stasera comunque di vedere qui esposti dei quadri di persone che comunque vivono il nostro paese e sono nostri compaesani, quindi noi come amministrazione tutta siamo lieti di essere presenti qui all'inaugurazione di questa mostra, sperando di ricevere il giusto successo che penso meritiate, perché comunque sono delle bellissime opere, e sono contenta che anche la Prologo sia entrata in, diciamo così, a far parte di questo calendario di eventi natalizi che quest'anno abbiamo cercato di ingrandire e all'interno inglobare una serie di eventi come questo e come tanti altri che comunque sono fondamentali per il nostro paese. Un pensiero a questi nostri giovani cesani, quadri e Scatti in vetrina, Francesco Altero pittore e Maria Pia Cerullo fotografa, artisti giovani cesani. Un pensiero corto, come mi ha detto il papà, lungo no, perché sennò la gente se ne va. Venite a visitare l'arte di questi due giovani talenti che per passione solamente si sono dell'arte innamorati. Francesco, con le sue mani grandi, compone quadri in libertà, quadri moderni, rosso fuochi forti, e lui si riposa all'ombra di quest'arte, mentre Maria Pia Cerullo, innamorata della fotografia, coglie i momenti belli e lucenti, veri Scatti d'arte e di passione. Grazie. Prima di tutto voglio ringraziare la Prologo per avermi dato l'opportunità, a me e a Maria, di esporre le nostre opere. Quindi ringrazio il Presidente e tutti i suoi componenti che mi hanno dato sia l'idea di fare questa mostra che la possibilità. La mia mostra in realtà non ha un tema ben preciso, ho cercato solo di dare dei piccoli indizi e ognuno può scegliere quali cogliere e inventare una storia in base alle varie ragazze che vedete in queste foto. Non è difficile in realtà, ovviamente io spero che voi vediate almeno una piccola parte di quello che volevo esprimere io.